Sono Ottavio di Valle Unite, sono nato in queste colline, figlio di contadini e faccio parte del gruppo stoico di Valle Unite, cioè i fondatori, quei pazzi o quei anormali che 40 anni fa si sono messi in testa di recuperare il recuperabile che si poteva ancora. Insomma, cioè in un momento dove tutti i contadini abbandonavano le loro terre, cercavano di scappare in città, noi, io, Cesare, Enrico e poi Carlo abbiamo deciso di restare in queste colline. E l'abbiamo deciso in un modo forte perché i momenti erano davvero difficili. Devo dire che a distanza di anni ce l'abbiamo fatta, ma nel frattempo sono successe tante cose. Valle Unita è andata man mano crescendo, è arrivata tanta gente, oggi siamo una trentina, di cui più di 20 soci di Valle Unite. Credo che rappresentiamo anche un grande modello economico, sostenibile, economico perché ci viviamo bene, possiamo cibarsi di prodotti biologici tutti i giorni, sostenibile perché noi viviamo in tutta questa gente che dicevo, 30 persone, vivono con le rispettive anche famiglie, vivono nell'80 ettari di terra circa, di cui 20 in più 20 al pascolo, insomma, che vuol dire che sfruttiamo poco, che abbiamo bisogno di poco spazio. Sì. Ecco, a differenza dell'agricoltura intensiva, noi facciamo un'agricoltura di qualità, di rotazione, dove manteniamo la fertilità dei terreni, dove abbiamo rispetto soprattutto anche per l'acqua, per gli animali. Per tutto quello, per la biodiversità soprattutto anche, per tutto quello che ci circonda, insomma. Diciamo che questo progetto bisognava espanderlo, abbiamo aiutato, abbiamo fatto da punto di riferimento, da inizio anche per tanti giovani che sono passati di qua, che hanno formato delle aziende, infatti abbiamo ridato vita a un territorio che va molto di più di, molto al di là di Valle Unite, insomma ci sono tante realtà nuove. E diciamo che ci fa onore a quello che è stata la nostra scelta, insomma. E abbiamo, sì, credo che il fatto di aver tenuto la cosiddetta la porta aperta è quello che ci ha aiutato, ma del resto nel mondo contadino l'ospitalità, l'accoglienza c'è sempre stata. Io credo che l'abbiamo inventato ben poco. Diciamo la diversità di Valle Unite è che l'abbiamo fatto insieme, che abbiamo fatto una cooperativa vera. E abbiamo condiviso i nostri capitali, tutto ciò che avevamo, lo stiamo condividendo tutti i giorni. Questa è la novità. Poi nel resto abbiamo portato avanti una cultura contadina che è quella che è sempre esistita, insomma, e che crediamo tutt'oggi che abbia anche senso rivalutarla, insomma, perché c'è questa frase di Ermanno Olmi che gli chiedono il perché ha dedicato così tanto tempo alla cultura contadina. Lui gli risponde che è l'unica civiltà compiuta. Allora dico, vabbè, qualcosa di buono avremo anche noi. Abbiamo cercato anche di capire da alcuni giovani che sono entrati dentro Forestiere il perché avevano scelto questo posto, anche se poi non ha cose particolarmente belle, no? E da tanti è venuto fuori che il fatto di sentirsi accolti in questo territorio era il punto principale per cui loro avevano poi scelto di investire qua e di stare in questi luoghi. Per cui è un aspetto molto molto importante, un aspetto che poi ha anche bisogno ovviamente per resistere anche dal suo ritorno economico, di conseguenza di vendere i prodotti che si producono, no? E di conseguenza c'è bisogno di, certo, sicuramente di un turismo molto responsabile, molto attento a quello che facciamo e questo ci fa crescere noi e loro diversamente, insomma molto partecipe a quello che sono tutte le pratiche agricole che facciamo e per ultima quella di mangiarla, di venderla, di darla anche agli altri, insomma. Io credo che se si vuole costruire un mondo migliore, avere un futuro per queste valli, tanto dipenderà anche dall'accoglienza.